Ciao amiche e amici, bentornati nel canale di Patrizia e un bacio a tutti. Allora, oggi voglio battezzare una rubrica nuova, vediamo come va, vediamo se susciterò il vostro interesse, dedicata all'astrologia. Giusto che voi mi conosciate un po' per quello che sono realmente, che sono appassionata, una donna appassionata comunque di cose belle in generale, ma anche di cose più stravaganti, diciamo così. Non so se lo sapete, ma un famosissimo psicologo che è Jung ha fatto uno studio molto approfondito. Sugli archetipi e sulle personalità dell'essere umano, ispirandosi anche all'astrologia, in particolare ai miti che sono legati all'astrologia, che è una materia, una scienza, tra virgolette, non mi azzardo a usare questo termine, però è stata una scienza anticamente, comunque una materia studiata fin dalla nascita dell'uomo. Iniziamo al secolo. Sarei dovuta partire con l'Ariete, che è il primo segno dello zodiaco, ma mi è venuto in mente di iniziare questa avventura in questi giorni. Siamo nel periodo del Capricorno e quindi chiudiamo questa premessa e iniziamo a parlare del Capricorno. Allora, il Capricorno è il primo degli ultimi tre segni che chiudono lo zodiaco, e che sono appunto il Capricorno, l'Acquario e i Pesci. Sapete che lo zodiaco si divide in settori, sono 12 settori, ognuno dei quali è occupato da un segno zodiacale che segue i mesi dell'anno, ma non al 100%. Infatti, più o meno ogni segno zodiacale inizia alla fine del mese precedente a quello a cui si riferisce poi pienamente, e cioè intorno al 20 di ogni mese. Perché? Perché i segni zodiacali seguono l'evoluzione delle stagioni. Il Capricorno è il segno dell'inverno, dell'inizio dell'inverno, e orientativamente va dal 19-20 dicembre fino al 20-21-22 gennaio. Dico orientativamente perché coincide l'inizio del segno del Capricorno con il solstizio d'inverno, che come sappiamo muta un pochino ogni anno. E che cosa ci dice questa stagione, che è molto caratteristica per il segno del Capricorno? Il Capricorno inizia l'inverno, è un segno cardinale, cioè un segno di apertura che apre una porta verso l'inverno, è governato da Saturno, che è il pianeta dominante di questo segno zodiacale, e anche Marte, che è un altro pianeta caratteristico che è qua in esaltazione. Ci sono molte mitologie legate al segno del Capricorno, ne vedremo un paio. Allora, la più caratteristica probabilmente è quella che parla della nascita di Saturno, che è appunto il pianeta dominatore di questo segno. Ma per parlare di Saturno dobbiamo iniziare da suo padre, Urano, che era il governatore dei cieli. Urano era sposato con Gea, la madre terra, ed era una divinità molto molto focosa. Si univa con lei ogni notte e da questi amplessi notturni ogni notte la fecondava e quindi generava dei figli. Ma Urano odiava i suoi figli e quindi costringeva la sposa a nasconderli all'interno di se stessa, quindi nei sotterranei, nelle proprie caverne. Questa situazione divenne insostenibile, lei era molto addolorata e i figli non riuscivano a capire il perché di questo isolamento, fino a che il più giovane di tutti, Saturno, si offrì di aiutarla e di punire il padre per questo comportamento inaccettabile. Commossa, la madre divenne sua complice e lo aiutò a ribellarsi e insieme al figlio organizzò uno stratagemma. Questo stratagemma
portò al fatto che Gea aspettò per l'ennesima volta il marito per questo amplesso notturno, ma suo figlio era nascosto in una caverna, appunto. Gli prestò questa falce e nel momento opportuno Saturno uscì fuori dalla caverna e aggredì suo padre, ferendolo mortalmente e virandolo. Gli recise quindi il sesso. Dalle gocce di sangue, che nacquero appunto da questa ferita terrificante, queste gocce di sangue diedero luogo a, vennero accolte da sua moglie, che le accolse dentro di sé e dietro fecero nascere delle stirpi, tra cui i giganti, ad esempio, mentre il sesso reciso cadde in mare e da esso nacque Afrodite. Bellissima questa mitologia in cui vediamo comparire moltissime delle divinità antiche. A quel punto Saturno divenne il dominatore del cielo e Urano fu allontanato per sempre. Ma non solo, ci fu l'allontanamento dell'amplesso notturno, non ci fu più questa unione del cielo con la terra di notte. Iniziò il dominio di Saturno. Qualche tempo dopo, Saturno sposato con Rea, a Saturno fu fatta una profezia da un oracolo e aveva lui già 6 figli. Questo oracolo gli predisse che avrebbe subito la stessa sorte di suo padre e quindi, spaventato e sconvolto e impaurito per la perdita del potere, decise di divorare tutti i suoi figli. Ma sua moglie era incinta di un altro figlio, Giove, e quando Giove nacque, Saturno le impose di consegnargli l'ultimo figlio nato perché voleva mangiarlo, ma lei gli tese un tranello, voleva salvare questo figlio e chiese aiuto al cielo e alla terra e si fece indicare la via, si fece indicare un modus operandi per salvare quest'ultimo figlio. E loro le consigliarono un altro stratagemma. Questo stratagemma in che cosa consisteva? Nel consegnare al marito affamato una pietra nascosta. E lui era talmente tanto arrabbiato e irruento che la divorò senza accorgersi nemmeno che quello che stava mangiando non era suo figlio, ma una pietra. E Giove nel frattempo era stato messo in salvo. Quando Giove divenne grande, divenne adulto e quindi nel frattempo Giove cresceva. Quando divenne adulto, a sua volta spodestò il padre e la storia si ripete. Quindi vediamo che il primo mito è molto importante, legato alla nascita, alla dinastia Urano-Saturno-Giove, e cioè del destino fatale che si ripete di padre in figlio. Questo è un elemento caratteristico del segno del Capricorno che ci dà subito un primo forte indizio su quello che è la sua personalità, e cioè la fatalità e l'accettazione di questa fatalità. Continuando con la storia dei miti, passiamo al mito di Giove e di Amaltea. Allora, abbiamo detto che Giove venne allontanato nella sua infanzia e fu nutrito e cresciuto da Amaltea, che lo alimentava dandogli del latte da un unicorno, e quindi un altro simbolo del Capricorno, il corno appunto, ma c'è anche una corrente che dice che lui fu allevato proprio dalla capra che si chiamava Amaltea. Quindi Amaltea è molto probabile che fosse una capra, ma aveva delle fattezze orrende, orripilanti, che mettevano paura al povero Giove stesso, e quindi fu deciso dall'Olimpo degli dei che Amaltea dovesse nascondersi fino a che A nascondersi alla vista di Giove. Fino a che Giove, ormai grande e cresciuto, un oracolo gli predisse di uccidere Amaltea e di indossarne le vesti per acquisire, di indossare la sua pelle per acquisire l'immortalità, cosa che lui fece, immolando quindi la sua nutrice.
Quest'altro mito ci richiama ancora una volta al significato profondo del Capricorno, che è quello del sacrificio e della immolazione. Non per niente tutte le religioni monoteiste, soprattutto in quella cristiana, ma anche nel paganesimo anticamente, il capro viene visto come sacrificio ed espiazione. C'è anche la frase che dice sei il capro espiatorio. Nella religione cattolica parliamo di agnello, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E è un tema molto ricorrente in quasi tutte le religioni antiche, quello del sacrificio che viene fatto alle divinità per espiare i peccati dell'uomo. E questo è il principale argomento che dobbiamo tenere a mente quando parliamo del segno zodiacale del Capricorno. Un altro mito ancora più antico che ci spiega qual è la raffigurazione del segno del Capricorno, che non so se ce l'avete a mente, ma viene dipinto, mostrato come un animale che ha una doppia natura nella parte superiore del corpo come capra, come caprone, e nella parte inferiore del corpo, cioè la sua parte finale, invece di avere delle zampe, ha la coda di un pesce, quindi per metà animale e per metà pesce. E bisogna andare alla mitologia ancora antica e alla divinità di Pan. Pan era un dio che nell'antico Egitto, quando il dio Tifone sconvolse il fiume Nilo, per difendersi dalle sue ire, si trasformò in un animale che appunto era per metà caprone e per metà pesce, e riuscì a salvarsi dalle furie di del tifone proprio restando aggrappato con le zampe anteriori di una capra, come fa appunto la capra che riesce a restare in bilico su sentieri anche molto impervi, quindi ad aggrapparsi con le zampe e a buttarsi con la parte finale del corpo nel fiume Nilo. E così si salvò. Questo ci spiega il disegno animalesco del Capricorno, che ha in sé una dualità. Ha la natura animalesca e molto terrena della capra e ha un simbolo del pesce che sappiamo essere un animale appunto acquatico che ha delle forti connessioni con la profondità del mio interiore. In estrema sintesi, questa è la mitologia legata al segno del Capricorno. Vediamo un po' come si leggono questi discorsi simbolici che io vi ho fatto con quello che comunemente sappiamo del segno del Capricorno. È uno dei segni, questo a mio avviso, più mal interpretati dello zodiaco. Nell'astrologia comune, quella da televisione, da dibattito tra amici, da giornali e da previsioni astrologiche segno solari, quello che noi sentiamo spesso dire è che il Capricorno è un segno molto duro, molto freddo, distaccato, a tratti gelido e anche crudele, di grande freddezza, di grande distacco, appunto come ho appena detto, ma anche di persone che sono molto assetate di potere, ambiziose e disposte a tutto pur di ottenerlo. Quindi viene dipinto, insomma, non come un segno proprio, proprio positivo e bello, a differenza di altri segni, ad esempio come, non so, il cancro che viene dipinto come un segno di sognatori e di persone buone e dolci, o l'ariete che è un segno molto impulsivo e di carattere. Il capricorno viene dipinto sempre con delle accezioni, molto spesso con delle accezioni alquanto negative. Povero capricorno, non si merita questa cattiva fama perché in realtà, a mio avviso, come diciamo curiosa
di astrologia che ha avuto un approccio un po' diverso, più psicologico, junghiano, legato alla mitologia. Io invece ci colgo in questo segno degli aspetti di una profondità incredibile, di cui l'uomo nella storia ha assolutamente bisogno. Che cosa ci dice la mitologia legata appunto alla storia di Urano e di Saturno, che è il suo dominatore, ma anche alle storie antiche del sacrificio della capra per l'espiazione dei peccati dell'uomo? Ci dice che chi è nato sotto questo segno è nato in una stagione fredda, gelida, che è quella dell'inizio dell'inverno. L'elemento legato al segno del Capricorno è la terra, ed è una terra non umida, come in altri segni di terra, ad esempio come nel toro, ma una terra secca. Il gelo e il freddo sono tipici di questo periodo dell'anno e quindi conferiscono al segno del Capricorno questa nomea di gelo, di freddo, di distacco e di chiusura. L'inizio dell'inverno è un momento in cui ci si ritira e ci si chiude in se stessi, perché così fa la natura. È il periodo dell'anno in cui si sta di più in casa, le giornate sono corte. E fa freddo e ci si ritrova nell'intimità del proprio focolare. Così era anticamente, ovviamente, quando le condizioni climatiche erano molto più difficili da gestire, ma così tutto sommato ancora oggi, perlomeno nel nostro emisfero. In realtà, la Terra in questo periodo, contiene i germogli, sta cullando i germogli, della vegetazione che daranno vita. Che daranno inizio a nuova vita nella stagione della primavera. È un momento di fecondazione, questa parte particolare dell'inverno, perché il terreno inizia a coprirsi di neve, che renderà essenziale la nascita dei germogli, appunto, che poi troveranno la loro esplosione come inizio di una nuova vita nella stagione della primavera. E quindi questo è un aspetto fondamentale e importante del Capricorno come culla, come protezione, protezione appunto della vita che a breve rinascerà.